Anche nelle domande che abbiamo ricevuto dal questionario. Quindi adesso inviterei Antonio Todaro come nostra. Sì, no, no, ma iniziate, tu vieni proprio anche a raccontare qualcosa, poi chiamiamo anche poi dopo gli altri CMS. Non è una presentazione, ma non ha nulla di tecnico il mio intervento, adesso vi spiegherò anche il perché, perché Alberto si è ancora collegato. Della pandemia che io avevo visto in un certo modo. Non ha un titolo la mia presentazione, perché Giulia ha vissuto un'esperienza che adesso vi sintetizzerò in breve, ma lo spunto di quello che oggi voglio dire, che è un momento di incontro, lo prendo da Andrea Smith, che è in travista, mi ha detto mai più taci i cannoni, che traduco, hai portato i cannoni. No, in realtà i cannoni non li ho potuti portare perché io non sono qui con un nuovo modello di sito web per Giulia, perché le vicende dal punto di vista tecnico delle relazioni non ci hanno consentito ad oggi di poter offrire un nuovo modello delle scuole e delle pubbliche amministrazioni che utilizzano Giulia nella loro gestione. Però se non ho portato i cannoni, di certo ho portato l'esperienza di vita. Il mio infatti voleva essere il titolo era questo, un'esperienza di condivisione gentile. Perché un'esperienza di condivisione gentile? Perché in tutti questi anni la nostra comunità, la community di Joomla, che ha assolutamente in sé radicato l'esperienza di porte aperte su web, è stata un'esperienza che mi è stata riportata da chi ha vissuto il gruppo Facebook e anche il forum che abbiamo avuto a disposizione, un'esperienza di gentilezza nelle relazioni. Gentilezza e disponibilità. E guardate che effettivamente per chi oggi tanti di noi frequentano i social e diversi canali social, non dover intervenire nel bloccare dei commenti, nel rimuovere dei commenti, credo che sia un'esperienza unica, come unica è stata e sarà l'esperienza di porte aperte sul web. A me ha fatto piacere già ieri sera e poi ancora stamattina incontrare le figure di riferimento che questa esperienza mi hanno avviato, con Mario chiaramente abbiamo avuto un vissuto molto particolare, insomma è la seconda volta che torniamo insieme, sempre a Roma. La prima volta che siamo venuti a Roma è stato proprio quando si iniziava a parlare di modelli di siti scolastici basati sulla progettazione del team per l'innovazione digitale, quella era allora la denominazione del sito. Come gruppo Joomla noi nascevamo proprio perché sentivamo la necessità di ritrovarci in un luogo virtuale, una cucina che si è in contatto nel 2014, perché siti scolastici era diventato proprio il posto in cui ci si ritrovava a parlare di siti web, proprio a seguito dell'esperienza di quello che è stato stamattina raccontato. Noi di Joomla avevamo bisogno di un piccolo spazietto dove confrontarci, anche perché come oggi, anche allora, il problema era proprio che nel passaggio, nella migrazione di versioni, si faceva fatica a trovare quel capitale umano che ci consentiva di disporre di template, di componenti, di modelli. La community Joomla è cresciuta nel tempo, questi sono i numeri registrati, siamo 1.100 utenti su Facebook, 950 le utenze con siti istituzionali, mail istituzionali registrati sul sito, e siti di scuole realizzate esclusivamente, mi sto riferendo al template di DaviPA, che è l'ultimo che abbiamo realizzato con il grandissimo e prezioso supporto di Elios Chandler, i siti di scuole sono 118. Questo template è stato utilizzato anche da altre amministrazioni pubbliche, perché noi da diversi anni, dal momento in cui avevamo
visto che eravamo in linea guida, hanno deciso di intraprendere quella strada dell'adeguamento dei siti. Oggi voglio anche ringraziare le persone dalle quali si è scaturito questo progetto e che se si concluderà o se potrà proseguire, per me rimarrà sempre un'esperienza fondamentale di vita. Quindi viene da noi il riempio di emozioni, di conoscenze, di voce, di sensazioni. Ad Andrea il compito poi di portarne qualcuno invece di qualità e di natura diversa. E io voglio ringraziare appunto l'area di Sabatino, che non ho mai conosciuto direttamente, ho conosciuto però Gianluigi Pellizzari e ad una giornata per questo web, ho conosciuto anche Marina Lauri, che con Giulia ha fatto, poi aveva fatto una nuova versione di quello che era il modello a tempi del Giulia 2.5 nel 2009. Questo era stato invece il nostro grande momento di orgoglio. Eravamo Gentileschi, che era la nostra casa, la casa delle giornate per questo web per tanti anni, quando abbiamo presentato quel lavoro che era frutto di una possibilità che ci era stata offerta da uno sviluppatore italiano di avere per Joomla un template accessibile. Era già prodotto in HTML5, abbiamo dovuto adattare alcune cose, però ci proiettava nel futuro e ci consentiva di aggiornare i siti web. Un grandissimo lavoro e contributo è quello di Valerio Sitti, che per tutta la community Joomla, non solo per le scuole ma per le pubbliche amministrazioni, aveva realizzato e continua comunque a supportare il componente per l'app online e per l'amministrazione trasparente, e con il quale poi abbiamo anche realizzato tutta la parte di mobilistica. Infatti abbiamo avuto l'opportunità a Smart di presentare i nuovi modelli, abbiamo avuto la possibilità sempre a Smart di presentare i servizi che i siti web potevano rappresentare già in quegli anni. Io sono un fautore, della scuola di Mario, per una tenuta della documentazione e di tutto ciò che passa di gestione sempre attraverso il sito web della scuola. A me ancora dispiace tantissimo vedere le sezioni di trasparenza amministrativa e di pubblicità legale ospitata su server dei quali io non ho contezza, di software che semplificano e hanno semplificato la vita, ma ci hanno fatto fare un passo indietro in termini di competenze nel personale amministrativo, competenze anche nel personale docente che di queste cose si occupava. E ripeto, lo sappiamo che sono le criticità anche per i dirigenti, cioè quello di non avere mai la certezza se di questi dati noi saremmo in possesso nel caso in cui volessimo cambiare l'azienda fornitrice di questi servizi. Questo è un problema da porsi, così come per esempio come scuole il registro elettronico è un'altra anomalia che non è stata normata, perché a me non interessa avere il PDF delle pagelle a fine anno. Mi interessano i log e i tracciati degli utenti che hanno fatto l'accesso al registro elettronico, ad esempio. Sono tutte tematiche che purtroppo in questi anni, pur con molte aperte, abbiamo un po' arretrato per anche la necessità di dover rivedere la nostra forma di organizzazione. Tutte queste tematiche però avrebbero dovuto essere sviluppate e da qui magari dobbiamo ricominciare nel chiedere dei riferimenti normativi e tecnici precisi, degli standard anche di interoperabilità tra i vari sistemi. Io sono generalmente molto ben disposto verso le novità, ma la novità imposta dal PNR in merito alle specifiche tecniche che i siti web devono avere un po' mi vede scontrato rispetto a questa scelta. Non lo nascondo, cioè, faccio un intervento che può avere anche un significato politico, ma per me l'investimento di 45 milioni di euro del PNRR sui siti scolastici ripartiti tra tutte le scuole è una scelta che forse poteva essere un attimo meglio ponderata, che avrebbe potuto portarci a ottenere un supporto per le scuole, la realizzazione di un'infrastruttura, anche di un'infrastruttura umana, cioè di persone, che è quello che la comunità di Porta Aperta sul web ha fatto in questi anni,
avrebbero potuto fare istituzionalizzando un servizio. Alcune cose potrebbero passare direttamente attraverso i siti e i servizi che già possono essere accessibili con forme di login che semplificherebbero, per esempio, dal punto di vista tecnico nella gestione dello speed che abbiamo dovuto produrre per Drupal, per Joomla, per WordPress, con librerie che è stata la community di Porta Aperta sul web che ha messo a disposizione. E qui il supporto era stato carente dal punto di vista istituzionale. Quindi, ripeto, di queste tematiche noi ne parliamo da diversi anni, conto davvero che si possa ricominciare, ma bisogna ricominciare con un chiaro indirizzo tecnico e politico. Ne ho parlato anche nella community italiana di Joomla. Io ai miei amici della community che oggi mi chiedono ma che cosa, tra virgolette, ne sarà di noi, dico, ad oggi ne sarà o WordPress o Drupal o qualunque altra soluzione che comunque noi non possiamo offrire. Purtroppo il nostro focus probabilmente negli anni a venire dovranno essere non soltanto il CMS e i siti scolastici gestiti dal punto di vista tecnico, ma come diceva Laura prima, il sito deve essere il racconto di ciò che una scuola fa. Ne avevamo parlato a Roma quando siamo venuti a presentare al team per l'innovazione digitale il nostro pensiero, c'era stato un lavoro anche di interviste, ma probabilmente il modello oggi presentato per l'architettura dei contenuti dovrebbe lasciare più spazio al racconto che ogni scuola può fare di se stessa attraverso la singolarità di chi la dirige, delle persone che ci lavorano, delle persone che lavorano come docenti, come personale, di qualunque categoria. E vedremo cosa accadrà. Però ripeto, quello che abbiamo fatto è un'esperienza significativa dal punto di vista umano, che non ha avuto nessun riscontro economico, perché è stato tutto un lavoro di nottate che con Ego Scancio, per esempio, abbiamo fatto per fare un template, che nel caso di Joomla impone la riscrittura, l'overwrite del termine tecnico di tutti i moduli e i componenti che ci sono. Non siamo più disposti a fare una cosa del genere, non per disponibilità e sensibilità verso queste tematiche, ma per stanchezza fisica. Si arriva anche al momento in cui le nottate non si riesce più a fare. Ho una grande invidia per Mario e Nadia, che ben oltre rispetto alla mia età, quindi io adesso sono un po' in difficoltà a trascorrere tanto tempo, però mi dispiace anche che non sia arrivato alcun contributo dal punto di vista del codice dalla community di Joomla Italia o da altri sviluppatori. Il progetto è tutto subitato, avrebbero potuto contribuire con delle PR, con delle richieste, con delle proposte di codice. Purtroppo questo non è accaduto. Capisco che è un mercato strettamente locale se parliamo di un CMS nell'ambito di un progetto internazionale. Aver raggiunto determinati risultati, queste sono le riflessioni che io ho fatto e che io ho riportato in questo racconto. Voglio io davvero solo concludere ribadendo la mia disponibilità a supportare le scuole che ancora utilizzano il CMS, lo utilizzeranno per i prossimi mesi, non so quanti. La mia disponibilità a lavorare insieme alle splendide persone che ho conosciuto, per questo ripeto, la gentilezza all'interno di una community come Porta Aperta sul web è un'occasione unica e rara da vivere. Io ho avuto il privilegio di poterla incontrare, nutrirmi sia professionalmente che umanamente, cercando di ricambiare e mettendo il mio tempo a disposizione. Qualunque cosa ci potrà essere da fare sia sui documenti, sia sulla visione del futuro dei siti web, io sono qui e mi fa piacere se potremo incontrarci nuovamente. Vi ringrazio e da noi vi lascio ad Andrea. Grazie. Bene, grazie Antonio, Joomla è presente veramente dall'inizio.